Eccoci qua, tam tam di nuovo, buonasera a tutti con Alessandro Venanzi e Gianni Croatto. Gianni Croatto, amici di Via Mercato Vecchio, nonché consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Alessandro Venanzi, assessore, ma anche, dicono, sindaco ombra. Com'è sta Vice storia? sindaco sono. Ho capito vice sindaco, ma sindaco ombra? Questa No, prima ci vuole il sole, poi arriva l'ombra, dai. è buona. Croatto, sindaco ombra, sul serio, anche un po' di più. Diciamo sì, direi anche un po' di più sindaco ombra perché effettivamente fa molto e quindi di conseguenza dà idea che sia lui il vero sindaco per ora. Ho Ma capito. sicuramente anche Ma questa è una perché frecciata, ha detto. Non ho la mole per no, fare ombra a nessuno, no, non è quindi la presa insomma. di Toni, crede, si vede nei suoi collaboratori, li lascia fare. Fine agosto, quindi in tempi non sospetti, c'era ancora caldo, eccetera, eccetera, Venanzi vi convoca e comincia a fare un discorso di, non dico di collaborazione, ma di conoscenza, molto importante, un percorso che molte volte ha fatto segnare il passo. E cosa è cambiato? Ci ha convocato dietro una nostra richiesta, se parli proprio ultimamente, e dove abbiamo presentato come Associazione Amici Mercato Vecchio alcune richieste. È andata bene perché sicuramente Venanzi è una persona con cui si può parlare, ha le sue logiche politiche, su quello non si può fare niente, ma sul resto è sicuramente una persona che si può parlare, si può trovare delle soluzioni. Poi vedremo quali soluzioni. Venanzi, quando ho intercettato Croata per venire qua, gli ho detto: guardi, la situazione è questa, si dice appunto che Udine sia stata manifatturiera, ed è vero, ma tanto tempo fa, che sia stata o comunque sia ancora poco poco emporiale, che poi si vada verso i servizi, la tecnologia e l'innovazione. Croata mi ha detto: ma chi dice queste cose? Nel senso che ha fatto, come dire, argine a Sì. un luogo comune. Sentiamo Venanzi e poi ancora Croato. No, ma insomma, credo che sia Gianni Croatto che io vogliamo molto bene la città di Udine e ci teniamo che la città di Udine rioccupi veramente un ruolo economico in questo territorio, in questa regione. Il commercio è chiaro che ha sofferto e continua a soffrire un po' nel nostro territorio, è chiaro che, voglio dire, nel tempo non sono state messe in piedi delle strategie fortemente impattanti per difendere la città di Udine, per rilanciare la città di Udine, è chiaro però Difendere che da? difendere da chiaramente stakeholders esterni, perché insomma ne parlavamo proprio poco fa, è chiaro che ci sono stati momenti storici dove la città di Udine, negli anni 90, dove la città di Udine è stata fortemente aggredita commercialmente, insomma. Quindi ora si tratta di ristabilire un contatto con la città, di capire quali sono le sue necessità. È vero che è cambiata, non c'è più la città emporiale che forse qualcuno di noi può ricordare di una decina, di una quindicina di anni fa. Oggi la città va più verso i servizi, basta vedere per esempio che tutte le grandi istituzioni si stanno spostando dalla città di Udine, quindi immaginare uno svuotamento non solo commerciale della città è un grande problema al quale Certo. dobbiamo cercare di porre rimedio. Ecco, Croatto, lei aveva queste perplessità, dice quasi offeso, ha detto come? Emporiale, ancora emporiale, mercantile, ancora mercantile. Però leggevo un paio di giorni fa sul quotidiano, Sì. dove un suo iscritto, peraltro un suo collaboratore, Sì, un collega. un collega degli amici di Via Mercato Vecchio, Vecchio. dice chiusure, ci sono chiusure a tutto spiano, lo diceva uno del mestiere, voglio dire. Sì, io non so su quale chiusura tutto spiano l'intendeva. Chiaramente è un momento un po' diverso, particolare del commercio. Diciamo che non va bene, non va male. Quindi stai poco a andare male e stai anche poco a andare meglio. Ci vuole un aiuto da parte C'è una situazione dell'amministrazione. di quelle che Sì. non vanno bene, però. Sì, dopo chiaramente la media, dopo c'è chi va bene, che ognuno va per conto suo, però sicuramente bisogna fare qualcosa. Sento dire che ci sono molti negozi chiusi nel Appunto. centro storico, ma io parlando del centro storico un po' ristretto, voglio dire, no? Fino in fondo a via Vittorio Veneto più o meno. Ce ne sono tantissimi, escluso proprio la stessa via, perché quella purtroppo ormai è una cosa abbastanza difficile e bisognerà impegnarsi moltissimo se si vuole farla rivivere. Ma per il resto non ci sono tanti buchi neri, diciamo. È abbastanza un giro e quelli che sono chiusi per dei motivi particolari. Non sono chiusi punto e basta perché non trovano chi entra. C'è da fare un ragionamento abbastanza, no difficile, ma un ragionamento un po' È una di questione di chiedere la affitti, di motivazione, cosa? Di gli affitti, di affitti, ma esatto, locazione? c'è sì, anche più che altro gli affitti, perché chiaramente gli affitti sono molto aumentati e chiaramente il mercato di Udine non permette più di pagare affitti molto alti, anche lì bisogna un po' rivedere, ma vedo che molti si abbassano. Sicuramente però Si bisogna abbassano nel senso che rivedere, sono piegati dalla crisi o si abbassano gli si affitti? abbassano gli affitti, Ho capito. perché chiaramente, però bisogna fare qualche promozione, qualcosa per
far venire la gente, i clienti a Udine, perché altrimenti hanno talmente tante altre, come si dice, centri commerciali, occasioni che gli chiamano e quindi non vengono a Udine. Senta Venanzi, una delle questioni che intercetta, diciamo così, la crisi o la presunta crisi o la mezza crisi del commercio cittadino è quella che riguarda un po' la logistica, la distribuzione del paesaggio cittadino. Fuori dai denti, si tolgono parcheggi. Croazzo è uno che dice, se mi togliete i parcheggi mi togliete l'ossigeno. Credo che Croato viva costantemente l'imbarazzo della pedonalizzazione in via Mercato Vecchio, essendo stato uno di quelli che ovviamente presentò il ricorso per bloccare la vola e poi si trovò il suo sindaco che è andato a pedonalizzargli la strada davanti alla bottega. Aspetta. La cosa per la quale io sono... Guarda che hai toccato un però attenzione, scoperto. Qui c'è un grande tema. Non basta pedonalizzare. Cioè abbiamo visto che Mercato Vecchio, nemmeno io lo sto vedendo a maggior ragione, non sta funzionando come immaginavamo, ma perché semplicemente chiudere una via e lasciarla così asettica o vuol dire nella libertà dei tavolini dei bar non credo sia sufficiente, o se non altro non lo è più. Col Covid forse lo era, oggi non lo è più perché manca l'attrattività. Allora, se posso, direttore, se possiamo fare un ragionamento un po' più ampio, sai che ti chiamo sempre direttore, sì, lo so, ormai, ma... da molti anni e questa abitudine mi è difficile toglierla, però è chiaro che quando si parla di attrattività si parla anche di ricollocazione. Faccio un esempio: noi in città abbiamo tutti i grandi brand che le città come la nostra hanno, penso Galleria Bardelli per non andare lontano, insomma siamo in centro storico, siamo in via Canciani, lì ci sono tutti i grandi brand che una città da 100.000 abitanti può avere, non siamo Verona, non siamo Milano, già Padova è simile a noi. Allora non si tratta di portare Hermès, non si tratta di portare Gucci, non verranno mai in una piattaforma come quella di Udine, però bisogna ricollocare e riqualificare alcune zone. Via Vittorio Veneto, una zona la quale ci passo ogni giorno e soffro anch'io come voi nel passare di là e vedere una via commercialmente storicamente viva che oggi soffre enormemente. Forse bisogna creare nuova domanda e da nuova domanda si genera nuova offerta. Quindi un'altra merceologia, come dire? Un'altra opportunità, se sono i servizi il tema, puntiamo sui servizi, se sono, voglio dire, c'è anche il tema della residenzialità. Certo. No? Nel centro storico, residenzialità vuol dire negozi di prossimità e vuol dire maggiore sicurezza. Una domanda, tutti concatenati, no? Una domanda a Croato che sicuramente non se l'aspettava. Piazza Garibaldi, via parcheggi. Per me è assurdo fare una cosa del genere. È chiaro che una piazza libera dalle macchine è molto più bella, le vie senza macchine sono molto più belle, ma noi dobbiamo vivere di commercio e quindi abbiamo bisogno anche di parcheggi vicini per avere proprio l'immediatezza di un cliente che invece di andare sempre nei centri commerciali o sempre da qualche altra parte trova un parcheggio veloce e viene a fare un acquisto veloce. È chiaro che il venerdì e il sabato va meglio, perché abbiamo avuto la pedalizzazione di via Mercato Vecchio, ma grazie a Marchiol che ha fatto... Ero io a autenticare le firme. L'autostoppista. Le autenticavo io. Ha fatto le ricorso delle firme e il sindaco non ha voluto ottenere duro. E lì è stata una scelta sua che per me ha sbagliato e forse anche quello non ha pagato. Venanzi parla di riqualificare il commercio, ma adesso è una provocazione, sì. Ma il commercio cittadino è dequalificato? Dequalificato, se si intende avere pochi grossi marchi, allora potrei dire sì, però come diceva anche Venanzi è difficile che ormai i grossi marchi vedano Udine, perché è un gatto che si morge la coda. Se non c'è gente, i grossi marchi contano le persone che passano davanti alla vetrina dove vogliono andare e da lì si fa tutto. Se non ci sono le persone che passano non vengono, non interessa niente, neanche se l'affitto è a zero, per loro è uguale. Quindi su questo bisogna lavorare. Chiaro che, come dicevamo prima, via Vittorio Veneto sarà difficilissima, forse si potrà portare dei servizi, assicurazioni, qualcosa del genere, ma è difficile, ma bisogna provare. Un altro problema per la città di Udine, così ne aggiungo subito un altro, che l'abbiamo già fatto presente all'assessore al commercio Venanzi, ad esempio i cartoni che vengono messi fuori il venerdì sera nel centro storico è una cosa oscena, una cosa che bisogna cambiare. La gente quando viene a Udine c'è abbastanza venerdì e sabato, ma il venerdì sera specialmente si trova pieno di cartoni in tutto il centro storico, una cosa che bisogna assolutamente cambiare, e questa è una piccola cosa che io penso non sia molto difficile, anzi abbastanza facile. Un'altra piccola cosa, che piccola non è, Venanzi, lei parlava di via Mercato Vecchio che non può restare.
quello che vediamo oggi. Non so se è una battaglia di retroguardia oppure qualcosa di molto più interessante. Il passaggio della ciclovia per via Mercato Vecchio ha creato una levata di scudi da parte degli esercenti, mi pare. Hanno fatto bene perché... Ecco, sentiamo questa cosa. Fatto bene perché per definizione una pista ciclabile è un po' l'autostrada delle biciclette. Ecco. Noi abbiamo visto in questi anni, insomma, negli ultimi anni in tutta Europa, ma anche da noi, il flusso di quel turismo lento, no? di quel turismo che arriva da nord è aumentato. Allora è chiaro che a quel turismo bisogna anche dare un'opportunità dei servizi, ma anche della chiarezza di informazioni, perché queste qui sono persone che a monte si informano sul cosa fare e dove poter andare. Allora, innanzitutto dovremmo trasformare Udine da un luogo di passaggio a un luogo di destinazione. Cioè, far dire agli operatori che lavorano in Austria, in Slovenia, guardate che Udine non è solo un luogo dove da attraversare per arrivare a Grado o da Tarvisio, ma è un luogo dove poter soggiornare, andare a San Daniele, andare nei luoghi del Collio, andare nelle città UNESCO, certo. Cioè dormire due giorni e usare Udine come baricentro di un'opportunità più ampia. Quindi innanzitutto questo lavoro da fare. La ciclovia, credo che in via Mercato Vecchio, se vuole essere una via davvero pedonale, ovvero dove io con mia figlia posso passeggiare senza l'ansia di venire chiaramente disturbato, ecco, diciamo così, da un flusso di ciclisti, è chiaro che di lì non può passare, quindi deve ritornare nel percorso originario, quindi su via Zanon, rientrare in Mazzini e poi ricollegare Vittorio Veneto, Aquileia e uscire poi dalla città. Tratto, conferma? Sì, confermo questo, però c'è, no? C'è i monopattini e... Ecco, le biciclette. Un problema enorme della città, sì, ma specialmente delle vie chiuse, diciamo, tipo via pedonali, non chiuse, passano come razzi, specialmente i monopattini, ma anche le biciclette sono veramente troppo veloci e non so, grazie a Dio non è mai successo nessun incidente, un bambino preso sotto perché corrono nella via chiusa, quindi è ovvio che corrono. Anche su questo. E su questo bisogna trovare una soluzione. No, ragione Gianni, per quello lo dico, perché è chiaro che, ragione generale, nel senso è ovvio che ci sono delle zone a prevalenza pedonale, è chiaro che la bicicletta o qualsiasi altro mezzo alternativo deve considerarlo, deve tenerne conto. Allora è chiaro che se noi dobbiamo andare a fare, cosa che faremo con le categorie, con le associazioni che anche Gianni rappresenta assieme appunto al collega alla mobilità, credo che con fine anno andremo a ufficializzare quella che è già una zona definita per la verità dalla precedente amministrazione, ovvero la zona pedonale. Una volta definita quella, una volta messi i paletti, le regole d'ingresso, perché poi non vuol dire che è tutto blindato, ci sono come in ogni paese europeo, come ogni città d'Italia, delle regole del gioco, insomma. Scusa, via Mercato Vecchio è già pedonale, non è ZTL, è sì, però pedonale. Sto pensando ai varchi ovviamente, no? Già nel senso sì, chiaramente il Mercato Vecchio non arrivi col furgone, è chiaro che però tutto il resto va normato e gli orari vanno chiaramente definiti, insomma, tenendo conto dei residenti, tenendo conto di tutte le esigenze che... Allora, secondo me bisognerebbe trovare un esperto in addetti stampa, perché c'è un passaggio in addetto stampa del vostro incontro in cui si parla di ripensare gli spazi esterni, che cioè, per me è qualcosa che può volere quasi tutto, vuol voler dire quasi tutto. Hai pienamente ragione. E cosa vuol dire? Ma vuol dire che riqualificare lo spazio pubblico per renderlo qualitativamente più alto va a sostituire quell'altra attività che non solo in un centro commerciale, ma in altri luoghi urbani attorno a noi non c'è. Vivere, avere una via Mercato Vecchio che diventa luogo della socialità è sì. Quell'opportunità che altri comuni attorno a noi non hanno, altri luoghi, i mall piuttosto che dei non luoghi non hanno. Vuol dire un po' questa roba qua. Ho capito, ma gli spazi esterni a via Mercato Vecchio che cosa potrebbero avere? Gli esterni a Mercato Vecchio. Noi abbiamo chiesto se fosse possibile, ma erano già stati previsti anche i dehors praticamente fissi, ma mi non che vuol rivedere tutta la questione. Si possono aprire del tutto. È necessario rivedere i dehors, non tanto perché lo voglio io, in quanto a 31/12 scadono le deroghe nazionali, quindi tutto quello che vedete scadrebbe e bisogna ricreare chiaramente delle condizioni diverse da un regolamento che è del 2016, quindi insomma ha fatto il suo tempo. Però su via Mercato Vecchio, per rispondere alla tua domanda, credo che il tema dell'arredo urbano sia un tema impellente. Benissimo. Io volevo aggiungere sempre sui parcheggi che sì. Il nostro comune assessore che ha questo compito vorrà chiudere tante altre piazze. Marchiol, sì. Che vorrà chiudere tante altre piazze, quindi vicino a Udine, scusa, vicino al centro storico. Quindi bisogna sicuramente pensare e cercare di fargli cambiare idea, perché dovrebbe pensare prima e dopo fare.
Metto un esempio di via Chiusaforte. Che io l'abbia compreso, non perché io debba difenderlo, anzi è no, in grado di farlo molto meglio di me. Perché sarebbe giusto parlare anche con No, credo che questo tema sia un tema serio. È ovvio che se togli dei parcheggi in un luogo devi creare un'opportunità polmone in un luogo adiacente. Quindi questo è il ragionamento che stiamo facendo. Su Piazza Garibaldi ha già risposto? Su Piazza Garibaldi ha risposto no, perché c'è anche il tema dell'ex asema dei pompieri, quindi insomma anche immaginare un luogo. Questo lo vedremo, insomma. Sappiamo che Marchiol va avanti. Via Chiusaforte l'ha fatto senza neanche dire. Era nel biciclan di Michelini, però stai attento. Ma l'ha fatto in un'altra maniera, in un altro modo completamente. L'ha scritto anche sul messaggio, sul giornale, quindi credo che riprenderemo. Ampliamente letto. Credo che riprenderemo. Abbiamo tematiche. 15 minuti. Abbiamo carne al fuoco. Grazie Venanzi, grazie Croato, alla prossima. Buonasera, grazie. Buonasera.